Bella a tutti ragazzi, siamo qui tornati con un nuovo video, siamo su Formula 1 2020, stavolta al Gran Premio del Canada. In sviluppo adesso abbiamo una parte di motopropulsore e una di aerodinamica. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, suonate la campana di Don Dan, lasciate un like e seguitemi su Instagram, link in descrizione. Siamo tornati sul fiume San Lorenzo qui a Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circuito è stato inaugurato nel 1978, la vittoria andò al mito Gilles Villeneuve, il primo canadese a vincere la gara di casa. Il circuito oggi porta il suo nome. Il circuito Gilles Villeneuve di 4,4 km è uno dei più veloci nel calendario di Formula 1 con i suoi 340 km orari alla staccata di curva 13, grande opportunità di sorpasso. Ci sono 14 curve in totale, con il 60% del giro fatto full gas e le velocità medie che raggiungono circa i 210 km orari. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position. E proprio lì accanto c'è Sebastian Vettel. Nel resto della griglia invece Hamilton, Bottas, Max Verstappen e Ricciardo, Albon, Ocon, Norris e Lance Stroll, Gasly, Perez, Dani Kiat e Sainz, Raikkonen, il novellino, Tatiana Calderon e Nobuharu Matsushita, Russell, Magnussen, Latifi e Romain Grosjean relegato in fondo alla griglia. È quasi arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. Medie soft, 10 giri con le medie, 8 con le soft. Carburante giusto per 18 giri. Detto questo, possiamo iniziare. Proviamo a salire adesso. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. We'll be right back.
Bene, abbiamo energia a sufficienza. Passa in modalità sorpasso e provaci. Bandiera gialla. Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Virtual safety car in uso. Virtual safety car. Devi mantenere positivo il delta. Rallenta, mantieni un delta positivo. La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Bandiera verde. Adesso sei nella top 10, continua così. Che sorpasso! Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Adesso sei in settima posizione. Ricciardo si è appena fermato ai box. Box, box, rientriamo in questo giro. Vai, vai, vai! La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Fantastica performance della Ferrari che non ha mai esitato.
Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto, bisogna mantenerla costante per un intero stint, se non per tutta la gara. Quindi riuscire a tenere un buon tempo sul giro senza sforzare troppo le gomme. E la vettura si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria. La Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? Direi il novellino. Ha lottato con coraggio e a tratti aveva un passo di gara incredibile. Oggi è stato il migliore. E passiamo ai costruttori. Il primo in classifica frena la sua fuga dopo un weekend difficile. Bella prestazione anche per la Racing Point, che dopo questo weekend migliora la posizione in classifica. Bene Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Alla prossima! Tatiana quindicesima, abbiamo recuperato 10 posizioni per finire in sesta posizione. Peccato la qualifica, il passo gara era buono, però 8 punti vanno sempre bene. Aggiornamento attrezzature, riunione motopropulsore e allenamento per Tatiana. Ci vediamo in Francia!